Bene, allora oggi facciamo questa parte sull'authentication, che è quello che ci manca. Secondo me questo sarebbe tipo l'ultimo grande macro argomento del corso, perché dopo la pausa c'è ancora da vedere JavaScript, ma qualcosa di piccolo, e poi la funzionalità che vi verrà richiesta su JavaScript per l'esame è una funzionalità piccola, tipo fare un filtraggio sui dati, fare una ricerca, una manipolazione del DOM, ma niente di che. Ma diciamo come argomento, diciamo, grosso, ci manca ancora questo e basta, ci siamo. Niente, proverò ad andare veloce sulla parte teorica, in modo di riuscire a fare un esercizio e così vedete come si implementa e basta. Se finiamo prima, proverò a finire un po' prima del solito e così andiamo via tutti più presto, ok? Bene. Ok, allora. Bene, quindi la prima parte sarà sulle session e sui cookies. Non so se qualcuno sa cosa siano i cookies o cosa sarebbe. Sì. Sì, per dare un stato, per memorizzare qualcosa, ok? E sì, spesso vedete che quando aprite un sito vi viene richiesto se volete dare autorizzazione a salvare i cookies e a salvare dei dati che si tiene il browser, no? Quindi sì, vedremo piano piano cos'è. Quindi tenete conto che finora HTTP, diciamo che è il protocollo su cui è stato costruito, boh, l'internet, funziona come un qualcosa stateless. Cosa vuol dire che è stateless? Che noi facciamo una richiesta e lui ci risponde qualcosa e finisce lì. Lui non si ricorda e poi facciamo un'ulteriore richiesta e ci risponde a quella richiesta lì. Lui non tiene traccia, non si ricorda della richiesta scorsa, no? Quindi per dire con Flask noi facciamo localhost 5000 piatti e lui ci dà la pagina con i piatti e ha compiuto quello che doveva fare, intendo lui come il server. E poi se noi andiamo ad un'altra pagina, cosa stiamo facendo? Un'altra richiesta con un altro indirizzo, con un'altra URL, a cui il server cosa ci dà? Un'altra pagina. E non si ricorda di quello che c'era nella pagina prima, no? Quindi non memorizza niente di default. A noi questa cosa non ci serve perché ci interessa che lui tenga traccia o che lui riesca a memorizzare alcune cose, no? Quali? I dati dell'utente, no? Soprattutto ci sono altre cose che può memorizzare, guardate che i siti si prendono tantissima informazione degli utenti, ma l'esempio classico e quello che andremo a implementare noi sarebbe l'informazione degli utenti, i dati di un utente. E perché ci interessa prendere i dati dell'utente? Perché in quel modo riusciamo a fare sia l'autenticazione che l'autorizzazione, no? Pensate a Amazon, per dire. Non è che con Amazon ogni volta che andate a guardare un prodotto, andate a fare una transazione sul sito, dovete sempre riautenticarvi. Vi autenticate una volta e da lì in poi lui si ricorda l'utente che siete. E se voi non chiudete mai la sessione, rimane sempre lì salvato sul browser l'informazione sull'utente che, sì, che lavora su quel computer e che usa quel browser lì. Okay? Quindi perché è importante questo? Perché HTTP è stateless. E ogni richiesta indipendente di quella, boh, delle altre. Ma comunque ci interessa tenere traccia di alcune informazioni al di là delle diverse interazioni che ci sono tra l'utente o tra il client e il web server. Ok, com'è che si può risolvere o qual è il meccanismo che abbiamo noi per risolvere questa natura stateless dell'HTTP? Le session. Cos'è una session? È un pezzo di dati interattivi che vengono salvati sul browser. Ok? E questo può coinvolgere uno o più messaggi in ogni direzione. Quando parliamo qua di direzione, intendiamo tra il client e il server, no? Che alla fine sono i due componenti che interagiscono, o sì, che si parlano sempre in un'applicazione web.
poi viene creato ad un certo punto ed eventualmente si finisce o si finisce quella session lì. E basta. Graficamente cosa sarebbe? Qualcosa come questo, no? C'è il nostro browser che in questo caso cosa sta cercando di fare per dire? Un login, no? Che il login è quando l'utente cerca di autenticarsi, no? Il username e password. E lui cosa fa? Manda questi due dati. Come li manda? Li manda come una richiesta post, come quella che sappiamo già fare. Ok? Se non ci fosse se non avessimo le session, cosa succederebbe? Che poi quando lui vuole fare un'altra richiesta per un utente autenticato, cosa dovrebbe fare? Riautenticarsi, no? Fare sempre un login prima di fare ogni richiesta, no? Guardate che per dire qua, lui la fa per la prima volta, fa questo post login, manda i dati e quindi il server gli consente di fare qualche operazione. Dovrebbe essere così, no? Tipo, se io ti mando il mio username e il password e tu dall'altra parte vai contro il database e te ne accorgi che infatti io sono un utente, che il mio username e la password sono giusti, allora mi consenti, che ne so, di creare una recensione, giusto? Io comunque vorrei più avanti, dopo aver creato la recensione, fare un'altra cosa, aggiungere un piatto, che solo l'utente autenticato può aggiungere un piatto. Cosa dovrei fare se non ci fosse la session? Rifare l'autenticazione e poi mandare un'altra richiesta per aggiungere un piatto. Cos'è che ci consente di fare la session? La session è un qualcosa che il server ci dà e dice: allora, infatti, sei un utente, ho già fatto la verifica e d'ora in poi ti do questi dati che la prossima volta che tu mi faccia una richiesta non devi di nuovo girarmi il username e la password, ma mandami questa session. Mandami questa chiave in qualche modo, no? E quindi sono dei dati che vengono aggiunti alla richiesta in modo che il server riesca a verificare che tutta l'interazione da lì in poi possa andare avanti senza rifare il login. Quindi guardate che lui manda. Prima si salva la session data dalla parte server e poi manda quel session ID all'interno di una cookie. No. Alla fine della cookie pensatelo come se fosse tipo la busta, dove viene inserito il session ID, no? Quindi manda la response e in questo caso quando c'è l'utente autenticato che vuole fare un'altra richiesta, cosa aggiunge? Aggiunge la cookie, ok? E così via. Non so se vi è capitato. Quando voi andate a cancellare la cronologia del browser, per dire, e cancellate tutti i dati che ci sono sul browser, tutti i cookies, e poi andate su Amazon, sul portale della didattica e dovete riautenticarvi, rilogarvi, perché? Perché avete cancellato la cookie che aveva la session che vi consentiva di rimanere sempre collegati, ok? E niente, quindi teoricamente, diciamo concettualmente, così come funziona questa autenticazione usando le session, e basta. Si capisce? Ottimo. C'è quindi un tipo di session speciale che sarebbe il session ID, appunto, che serve per identificare un utente. E per tenere traccia degli utenti che interagiscono col server e per riuscire dalla parte server a gestire gli utenti che hanno l'autenticazione o che sono in grado di fare delle richieste speciali al nostro server. Come dicevo, la session ID consente al server di riconoscere il request HTTP come un utente autenticato. Questa informazione appunto viene salvata dal lato client, cioè dal browser, no? Quindi nel browser rimangono salvate le cookie e all'interno delle cookie c'è il session ID e deve essere inviata dal client ad ogni richiesta che fa verso il server, ad ogni richiesta in cui c'è bisogno di qualche autorizzazione o di qualche autenticazione.
non devono essere salvati i dati sensitive, cioè non può essere salvato nel session ID l'username e la password così come sono. Perché? Perché se poi qualcuno viene, riesce a, ad avere accesso al nostro browser, si prende la cookie e riesce a prendersi tutti gli username e tutte le password, no? Quindi non vengono gestite in quel modo, ora vediamo come si fa. E niente, il meccanismo per fare lo scambio sono le cookies, ok? E la cookie, appunto, è, non dico un file, ma un piccolo pezzo di informazione che viene salvato all'interno del browser. E tutti i browser sanno come gestire le cookie. E appunto quello che dicevo prima. Tenete conto che non si possono salvare delle informazioni sensitive all'interno di una cookie, perché appunto sono dei dati che rimangono salvati sul computer, sul browser, e quindi se qualcuno avesse accesso al nostro browser riuscirebbe a prendersi quei dati. Sia qualcuno che riesce a farlo lì fisicamente sul computer, come qualcuno che remotamente riesca a fare un attacco per prendersi i cookie che sono all'interno del browser. Quindi non vengono salvate i dati sensitivi, sì, sensitive all'interno delle cookie. E cos'è che ha una cookie o da cosa si viene composta una cookie? Da un name, da un value e dei parametri per indicare se deve essere gestita come un qualcosa di riguardo alla sicurezza, se deve essere sicura. Per dire in questo caso della session ID, certo che ci interessa che sia sicura, no? Perché alla fine sono le credenziali degli utenti, quelle che vengono scambiate lì. Non si usano le cookie solo per salvare le credenziali degli utenti, no? Ci sono altri motivi per cui io vorrei salvarmi una cookie. E, secondo voi, un server per cosa vorrebbe prendersi una cookie o perché si usano le cookie? Per un carrello per dire prima di essere autenticato anche. Avete visto? Sì, sempre Amazon che è l'esempio classico, ma anche se io non faccio l'autenticazione, Amazon vuole sapere quali sono stati i prodotti che ho visualizzato io, no? In modo di suggerirli la volta successiva, anche se non sono un utente ancora autenticato in quel browser, lui si salva quell'informazione lì, no? Questo è anche un po' per questo che viene sempre richiesta il permesso per salvare i cookie, perché è un po' riguardo la privacy degli utenti è un po' invadente, no? Perché lui potrebbe, si salva praticamente tutte le interazioni che fa un utente su un sito web. Quindi usando le cookie possiamo praticamente rilevare tantissima informazione degli utenti che loro non se ne accorgono. Ovviamente quando si fa un'authentication l'utente è consapevole che si sta prendendo dei dati e li sta dando, diciamo, volontariamente, ma se... Sì, quando riguarda la privacy. Quando si fa sul serio, diciamo su un sito vero e proprio. Quando riguarda la privacy e c'è qualche legislazione europea, perché penso sia in Europa che funziona così, non è dappertutto. Solo che, diciamo, legalmente di preciso non so come funziona, ma praticamente tutto riguarda la privacy, no? Perché comunque se io riesco ad individuare te come individuo, riesco a sapere per dire quando hai fatto il primo accesso sul sito e quanto tempo sei passato lì, che prodotti sei riuscito a guardare, quali sono i tuoi interessi, cosa hai cercato, anche lì c'è già tantissima privacy, no? Se io riesco a sapere che l'utente che è a Torino si è da questo browser, sì. O c'è un'altra cosa che non so di preciso come lo fanno, ma io Facebook potrei vedere i tuoi cookie. Che tu ce l'hai sull'altro schermo, sull'altra finestra del browser o aperta su un'altra, e quindi riuscirei a sapere anche tu cosa stai guardando su YouTube, per dire, no?
E quindi è così come questi siti riescono a fare questi suggerimenti così precisi, che tu dici, ah, ma io su YouTube stavo guardando un video su X e poi Amazon, subito dopo, mi suggerisce se non voglio comprare questa cosa qui, no? Quindi alla fine sì, come privacy è... Sì, è anche molto rischioso, pericoloso, sensitive, no? E quindi per questo che viene sempre richiesta questa autorizzazione praticamente da tutti i siti, no? E sei consapevole che questo sito salva i cookie, se vuoi dare il tuo permesso perché i tuoi dati, eh? Ok? E poi sì. E quindi come campi ci sono questi qua, c'è un expiration date, perché io eventualmente vorrei che ci fosse una scadenza per un cookie. Quindi non salvarlo per sempre, ma che eventualmente o che ogni tanto venisse rinnovato quel cookie lì. E basta. Quindi fin qua tutto chiaro? Quindi qual è la differenza tra authentication e authorization, secondo voi? Quando io mi faccio l'autenticazione, cosa vuol dire? Sì, io ti dico io sono questo qua e riesco a dimostrarti che sono quello che dico essere. E poi authorization sarebbe? Sì, in base a chi sei, cosa riesci a fare, no? Quindi sono due cose diverse da gestire. Una, riuscire a capire che sei chi mi stai dicendo di essere, e poi un'altra, in base a chi sei, cosa ti consento di fare sul mio sito, o cosa ti, sì, cosa ti consento di fare sul mio sito. E ovviamente si usano insieme, no? Sui siti c'è sia il login che l'authorization su che risorse si possono usare o che risorse si possono a quali risorse ho diritto di accedere in base a chi sono. Okay. Poi implementare questo da capo è difficile, è molto impegnativo e anche molto rischioso, no? Perché se io faccio da capo per conto mio l'autenticazione, l'autorizzazione, devo essere, diciamo, molto bravo a fare tutto bene, a riuscire a prevedere tutti i casi, a gestire, diciamo sì, tutte le minacce di sicurezza, perché altrimenti se mi scappa qualcosa, cosa succede? Che il mio sito è insicuro e che può essere attaccato e che è vulnerabile, ok? Quindi svilupparlo da capo non è una buona idea. Cosa si fa al posto di sviluppare questo da capo? Niente, prendiamo qualche libreria, qualche modulo, qualche artefatto e lo integriamo alla nostra applicazione e diciamo, lo impostiamo per farlo funzionare con la nostra applicazione, che è quello che faremo qui. Poi tenete conto che l'authentication e l'authorization, come è ovvio, coinvolge sia la parte client che la parte server. Non è che si fa tutto dalla parte client e non è che si fa tutto dalla parte server, no? Ci sono delle verifiche che dobbiamo fare sul client, sulla parte che gira sul browser, e ci sono poi ovviamente le verifiche che vengono fatte sulla parte server. Poi sulla parte server, dove vengono fatte queste verifiche? Dappertutto. Sia sulla server application, che sarebbe la parte Flask, ma anche sul database, no? Perché coinvolge anche il database. E quindi ora vedremo come questo stack e quali sono i componenti coinvolti, ma sì, tenete conto che coinvolge, diciamo, tutti i pezzi dell'applicazione. E in questo caso, sì, come c'è scritto lì, bisogna stare molto attenti agli standard,
ai best practices e ai consigli appunto degli esperti, perché non è che ci reinventiamo questo da capo. E farlo bene è qualcosa di critico, perché praticamente la sicurezza e la robustezza dell'applicazione dipende da quanto siamo bravi a seguire quello che c'è già. Quindi guardate queste slide qua, è giusto per farvi vedere che dall'user fino al database ci sono tante cose, diciamo, ci sono tanti livelli da controllare, tanti livelli da tenere conto, no? Quindi parte dall'user, ma coinvolge tipo l'applicazione Flask, per cui noi andremo a usare questo Flask Login, che vedremo come si fa. E cosa stiamo cercando di fare qui? È capire se un user, se un utente ha fatto l'autenticazione e ricordarci l'informazione dell'utente. E, quando dobbiamo fare questo? Appunto, quando fa il login e poi quando viene finito, quando lui fa il logout, e durante la navigazione siamo noi che dall'applicazione Flask dobbiamo gestire quelle interazioni lì. Poi c'è il browser che è anche coinvolto. Perché è coinvolto il browser? Perché appunto è il browser che ci gestisce i cookies, che è il pezzo di informazione all'interno del cui andiamo noi a salvare il session ID. Poi c'è il server, perché ovviamente il server che crea la session è il server che riesce a fare il confronto tra quello che mandiamo noi e quello che ha memorizzato lui. Poi vedremo come si fa anche con i diversi root che abbiamo noi definito all'interno della nostra applicazione. Perché? Perché se un utente è autenticato, se un utente ha fatto il login, allora può andare sul sito che gli consente di creare una recensione, per dire. Se invece non ha ancora fatto il login, quindi non diamo quel diritto all'utente di andare lì a fare qualche modifica, no? Quindi anche come quando viene definita la root, dobbiamo chiederci se l'utente ha l'accesso, il permesso a quella risorsa lì o meno. E dobbiamo pensare anche dalla parte di Flask a creare un root per fare il login, a creare un root per fare il logout. E dalla parte database, secondo voi cosa dobbiamo fare? Di sicuro, che non abbiamo ancora. Se voi doveste adesso fare, che ne so, tipo l'autenticazione per un utente, è ovvio che gli utenti devono essere salvati dal lato server, no? E quindi per salvarli dove si salvano? Sul database. E sul database, di preciso, dove vengono salvati? Finora il nostro database cosa salva? Salva piatti e salva recensioni, no? E quindi sicuramente dobbiamo andare a creare una tabella utente che cosa avrà? Così le credenziali, no? Di sicuro l'email, la password, sicuramente anche il nome, il cognome, boh, le cose che solitamente vengono messe quando un utente si registra su un sito web. E può essere? No, 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 non viene salvata così. Sì, ovviamente per dire questa cosa dobbiamo gestirla lì, no? Che non viene salvata la password così come la scrive l'utente, ma bisogna fare qualche trasformazione in modo che venga salvata diversamente. Ok? Ok, questo dei consigli. Ok, quindi velocissimo, com'è che si fa questo? Quindi partiamo dal login, no? Che sarebbe la authorization, e poi vediamo la parte con. Facciamo prima la parte su authentication e poi vediamo come si fa la parte con authorization, ok? Quindi authentication, questo lo sappiamo tutti come funziona, ma vediamo i passi e vediamo come, diciamo, ricordiamoci i passi e poi vediamo come si può implementare su Flask. E questo l'abbiamo fatto tutti, no? Quando a noi ci interessa o quando vogliamo fare login su un sito, cosa facciamo? Andiamo su un form a compilare il nome utente e la password. Ok? Poi questo viene sottomesso. E com'è che vengono sottomesse le cose che, o i dati che inseriamo all'interno di un form? Come una richiesta post, come quello che abbiamo fatto finora e che sappiamo come funziona. Poi il server, secondo voi, cosa fa? Si prende l'username e la password E poi cerca e lo cerca. Ok?
No? E allora vai, chiedi al database, guarda, ce l'hai un utente con questo username? Se c'è l'utente, fa prima quella domanda, no? Ce l'hai un utente perché magari non c'è nessuno salvato con quel username. Quindi fa la domanda, c'è l'utente con questo username? Se esiste, allora fa il confronto con la password, no? E quell'utente allora ha questa password? Allora se esiste e se c'è il match tra la password che ha inserito l'utente e quella che è salvata sul database, cosa c'è? Cosa fa? Sì, lo notifica. Altrimenti, se c'è qualcosa che non va, manda la richiesta. Hai sbagliato l'utente, hai sbagliato la password e basta. Se sono giuste, allora crea il session ID, no? Perché d'ora in poi, al primo accesso, lui fa questa verifica con l'username e con la password. Ma dopodiché che fa l'autenticazione, sa che l'utente esiste, sa che l'utente è giusto, allora crea il session ID. E manda al client il session ID. E dice, ah, guarda che sei un utente, sei giusto, esisti, allora d'ora in poi ci parliamo scambiando questo session ID. E lo manda attraverso la cookie o all'interno di una cookie. Ok? Ok, e poi c'è il browser che riceve questa risposta attraverso la cookie e da lì in poi iniziano a scambiare sempre la cookie ad ogni richiesta che fa l'utente, ok? La cookie che al suo interno ha il session ID, ok? Quindi questi sono i passi che noi andremo ad emulare diciamo, col codice e usando, implementando l'autenticazione su Flask. Quindi, come vi dicevo prima, non è molto furbo cercare di implementare questo da capo, non è molto pratico, è impegnativo, è rischioso. Per cui noi andremo a usare questo che si chiama, questo modulo che si chiama Flask Login. Okay? Come si installa? Come c'è lì scritto? Pip install Flask Login. A cosa serve? Serve a gestire per noi questi compiti, diciamo, di login in, di login out e poi di scambiare le richieste ricordandosi delle informazioni degli utenti. Questo si salva l'Active User ID all'interno di una Flask Session. Questo ci consente anche di restringere le risorse a cui ha accesso un utente in base all'autenticazione, se è autenticato o meno. O a chi sia di preciso quell'utente lì, e ci aiuta anche a gestire questa funzionalità che è un po' sì, tricky di remember me, no? Quella che vi dicevo prima, quella che abbiamo tutti visto sul browser, che Amazon si ricorda di chi siamo perché è rimasta lì la cookie. Ok? Guardate che per oggi vi avevo caricato non so se l'avete già scaricato, ma se non l'avete ancora fatto, sul sito del corso c'è questo qui. Quindi se volete scaricatelo perché d'ora in poi andremo a implementare su quello lì e così se riuscite già a farlo qua, praticamente avete pronta l'autenticazione. Ok. Allora, come funziona Flask Login? Questo qui sarebbe una libreria. Sapete tutti più o meno cos'è una libreria in questo contesto? Codice sviluppato da altri che ci consente a noi semplicemente di prenderci le funzioni che ci sono e usarle per noi, come vogliamo noi.
Qua in questa libreria Flask Login, cosa ci interessa qual è il pezzo più importante? Un qualcosa che si chiama il Login Manager, che sarebbe tipo una classe, per dirlo così, un componente che c'è all'interno di quella libreria, ed è quel componente con cui andremo noi a impostare, a parametrizzare, ok? Dunque, la prima cosa che facciamo, sì, se volete vi faccio vedere le slide e alterniamo con Visual Studio e facciamo quello che c'è scritto qua dal nostro programma, ok? Ok, anzitutto vi faccio vedere qua come ho impostato l'interfaccia utente. Quindi guardate che ho aggiunto questo pezzo qui, no? Questa sezione qua a sinistra, che sarebbe appunto per fare il login. Ho aggiunto questo link, no? Come solitamente vedete voi nei siti che c'è. Non hai ancora un account, allora registrati e quando clicco qua sul link mi porta a questo form molto semplice, molto basic, e appunto che mi chiede delle informazioni per andare a creare un utente, no? Qua posso tornare indietro e basta. Ho aggiunto anche questi link che non c'erano prima e che ci consentono di andare alla single page di ogni piatto. Ok, niente, questo è il sito. Allora, noi siamo qui. Ok, sempre là in fondo, vedete bene? Ottimo. Quindi siamo qua, sempre su app.py. Abbiamo già eseguito sul terminal pip install flask login, quello che vi ho fatto vedere prima, dovrebbe funzionare senza problemi. E poi qua, cosa facciamo per prima? Andiamo a importare flask login e in particolare quella classe lì che si chiama login manager, ok? Questo login manager, o questa, sì, appunto, per usare questo login manager ci viene richiesto di definire questo valore qui, questa variabile qui, che è un secret key. A cosa serve questo secret key? È un testo che diciamo, un testo che conosce solo lo sviluppatore, perché appunto è lo sviluppatore che imposta questo valore qui. E che da lì in poi viene usato per generare l'encryptation dei messaggi che verranno mandati, no? Quindi lui si prende quel valore lì per fare qualche operazione, qualche trasformazione, in modo di poi andare a generare i keys che verranno usati per lo scambio di dati, ok? Quindi per ora, poi vi faccio vedere più di preciso come funziona quel secret key. Non è la password che verrà usata dagli utenti, non è una password che do io, ma è un valore che io come sviluppatore imposto, in modo da dire che quel valore lì verrà usato per fare
l'encrypting dei dati o delle richieste che verranno fatte dal nostro client e dal nostro server. Quindi ok, e qui dobbiamo creare qua cosa ho fatto? Quando ho fatto questo login manager uguale a login manager, ho creato un'istanza di quel login manager, no? Come, boh, non lo so se avete visto programmazione orientata a oggetti. Ok. Ma ho creato un qualcosa di tipo login manager. Ho creato all'interno della mia app il mio login manager. Ok. E poi, come impostazione, dovete fare login. Ok, quindi qua viene creato il nostro login manager e viene inizializzato per riconoscere la nostra app, o per, viene passata la nostra app per questo login manager, ok? Poi, oltre, diciamo, questi primi parametri, questa impostazione, ci viene richiesto un user model, che è un qualcosa, è un modello attraverso il quale noi indichiamo a Flask, indichiamo al login manager all'interno della nostra applicazione cosa si intende per utente, cos'è un utente per noi. Perché pensa che Flask Manager ci serve a gestire l'autenticazione, ci serve a gestire tutto, ma dobbiamo essere noi ad indicare cos'è un utente nella nostra applicazione, com'è un utente nostro nella nostra applicazione. Quindi per questo viene creato un user model e poi viene anche specificato il user model, appunto vedremo come funziona, e poi viene specificata questa funzione che è user loader. A cosa serve questa user loader? Ad indicare al login manager da dove andare a prendere un utente, no? Da dove caricare un utente. Quindi noi diciamo cos'è per noi un utente e da dove andare a prendere un utente all'interno della nostra applicazione, come prenderti l'utente, come caricarlo, e da lì in poi è Flask, è login manager che è in grado di fare tutte le operazioni. Ok? Bene, ma prima di questo, sicuramente siete tutti d'accordo che cosa dobbiamo fare? Lo sappiamo che dovremmo andare a salvare i nostri utenti, giusto?
E quindi? Dobbiamo per forza venire qua. Ah. Ok, cosa facciamo? Nome, cognome, cos'altro c'era qui? Ah, ok. Ah, perché questo non funziona? Perché guardate che lui si aspetta di trovare questa funzione, quindi per forza questa funzione deve essere definita lì, perché altrimenti il login manager non sa da dove andare a caricare l'utente, no? Quindi se noi andiamo ad importare login manager, ma non definiamo quella funzione lì, boh. Crasha tutto perché lui dice allora io funziono, hai impostato tutto giusto, hai inizializzato tutto giusto, ma io non so come funzionare, come gestire l'utente, quindi per forza deve essere sempre creato questo user loader, sempre che viene aggiunto login manager. E comunque c'era nome, cognome e password, mi sembra. Ah no, sicuramente email e password. Email. La password come data type cosa sarebbe? Text, no? Quindi guardate che qua c'è già la nostra tabella utenti. Ok, salvo le Allora, io dicevo qua che c'è bisogno di due cose, del user model e del user loader. Quindi andiamo a fare il user model. Ok, che è un qualcosa come questo. Che è questo qui, no? Quindi noi andiamo a creare un altro file e in quel file, allora diciamo che da Flask Login ci prendiamo questo user mixing, che è appunto la classe all'interno di quella libreria che ci gestisce un utente o che ci consente sì, di creare un utente. Qua facciamo class user e diciamo la sintassi o la semantica di questa sintassi qui, quale sarebbe? Che noi stiamo creando una classe utente nostra, ma che comunque com'è il verbo in italiano? Ereda? Sì? Eredita appunto questo user mixing, ok? Quindi eredita questa classe user mixing che è stata definita da un'altra parte. Cioè che la nostra classe si prende tutte le proprietà, funziona come quella classe user mixing che qualcun altro ha implementato, però che noi la customizziamo per il nostro, diciamo, per la nostra applicazione e per i campi che abbiamo definito noi per i nostri utenti. Ok? E questa è la. Diciamo il ragionamento che c'è dietro questo pezzo di codice, ok? Non so se si possa copiare.
Ok, e poi questo codice qua cosa vuol dire? Che boh, il nostro utente, quello che definiamo noi all'interno della nostra applicazione, ha queste proprietà, questi campi, che quando un utente all'interno della nostra applicazione vuole essere creato ed inizializzato, allora deve prendersi quei dati dai parametri e che boh, vengono assegnati così come li indichiamo noi. Ok? Ok, appunto user mixing provides, ci dà le funzioni default che Flask Login si aspetta per gestire l'utente e niente, qua c'è eredita da user mixing. Quindi abbiamo già specificato com'è un utente all'interno della nostra applicazione, quali sono i campi che identificano, che si sì, caratterizzano un utente all'interno della nostra applicazione. Poi cosa ci manca? Indicare a Flask Manager, Flask Login, come caricare un utente, no? Perché lui non lo sa. Lui non lo sa da che database andiamo a prenderci i dati dell'utente, non sa da dove andare a. Sì, non sa niente sull'utente, sa quali sono i campi, ma non sa come caricare un utente nella nostra applicazione. Quindi. Guardate che questo qua l'ho fatto in un file a parte che si chiama models.py, no? E questa funzione qui invece viene messa all'interno del nostro app.py. Guardate che qui nella riga 55 con questo decorator cosa stiamo facendo? Gli stiamo dicendo questa funzione che viene qui, che c'è qui dopo, a continuazione, è quella che il login manager mi chiede come user loader, no? E questa è la funzione che corrisponde con il user loader che mi viene richiesto dal login manager. Quindi c'è def load user, e l'utente per essere caricato di cosa abbiamo bisogno? Dell'ID almeno, no? Senza l'ID non riusciamo a caricare l'utente. Questo cos'è? È la query che noi dobbiamo andare a fare. Guardate che questo pezzo qui, in realtà la riga 58, è il modo in cui noi all'interno della nostra applicazione andiamo a caricare un utente, no? Quella lì è la nostra implementazione di come caricare un utente all'interno di questa applicazione qui. Che non è la stessa per tutti, no? Magari un'altra applicazione non va a prendersi l'utente da un database, ma se lo prende da qualche altra parte o lo carica da qualche o da un database diverso. Quindi questo pezzo qui in realtà, diciamo, tutta la magia c'è qua perché qua stiamo dicendo a questa funzione da dove andare a prendere l'utente, no? Gli stiamo specificando come si carica un utente all'interno della nostra applicazione. Quindi nella nostra applicazione per andare a prendere un utente andiamo a fare questo DAO.getUser.ID. E poi questo qua cosa c'è? O perché si fa ancora questo pezzo nella riga 60? Cosa stiamo facendo lì? Sì. E perché facciamo così? Perché login manager da questa funzione qua si aspetta come return un qualcosa di tipo user, no? Di tipo quella classe che abbiamo appena definito. Perché lui sa come gestire le cose di questo tipo, di tipo user mixing, no? Sì. No? Quindi io gli dico, mi prendo l'utente dalla mia applicazione, ti creo un oggetto, un'istanza di tipo user mixing, che quel tipo di utente o quell'istanza di utente che Flask Manager, che Login Manager sa come gestire, e ti passo quell'oggetto lì, ok? Si capisce questo ragionamento, cosa stiamo facendo qui? Io mi prendo tutti i dati dell'utente dal database e poi con quei dati che mi prendo lì vado a creare un'istanza di user. Ok?
cos'è user, il modello che abbiamo definito qua, che eredita da user mixing e che è richiesto da Flask Manager per sapere come, diciamo, come gestire l'utente, cosa fare con l'utente e come, sì, come gestire l'utente. Quindi qua per sistemare dobbiamo ancora fare import. User e poi ovviamente ci manca questa qui. Cos'è questo utenti DAO? È il DAO che ci serve a, sì, a implementare l'interazione col database, no? Perché facciamo un altro? Perché non so se ve lo ricordate, ma il senso di fare un DAO è per ogni stanza o per ogni tipo, per ogni, sì, per ogni stanza, per ogni entità, viene definito un DAO, no? Quindi questa entità qui, questo DAO, cosa ci serve? A gestire l'interazione tra la nostra applicazione e tutte le entità di tipo piatto, no? Tra tutti i piatti. Qua invece ce ne serve un altro, che sia per gestire la comunicazione, l'interazione tra l'app e l'entità di tipo utente. Quindi, sempre qui. Ok, quindi di qua c'è questo get user by ID. Quindi avete visto cosa ho fatto? Niente, ho creato un DAO apposta per gli utenti. Per ora ci serve solo questa funzione qui, che è una funzione molto semplice che va a prendersi un utente in base a un ID che viene specificato come parametro e quindi fa un select all from utenti where ID uguale a questo qua. Ovviamente come ci prendiamo solo un, o ci aspettiamo di ricevere un solo utente, appunto perché non c'è più un utente con lo stesso ID, qua lo facciamo con fetch one, che questo lo sapevamo già, e niente, viene restituito quell'utente lì. Nel nostro app.py, appunto, ci prendiamo quell'utente, andiamo a creare questo user e questa, diciamo questa riga qua, la creazione di questo
oggetto di questa istanza di tipo user deve essere consistente con cosa? Con la definizione che abbiamo fatto di quel modello qui all'interno di models.py, no? Quindi lui si aspetta un ID, nome, cognome, email e password. E quindi qua c'è ID, qua non si chiama name ma nome, qua si chiama cognome. Questo si chiama email e password. Ce n'è ancora uno. Non è stato chiuso. No, ah, ok, c'è questo ancora. Sì. Ok. E guardate che adesso funziona. Non abbiamo ancora fatto il login, non abbiamo ancora implementato questa funzionalità, però funziona perché senza quel load user, senza quella funzione lì, Login Manager ci dice, guarda che io non riesco a funzionare se tu non mi indichi com'è che andrò a caricare un utente. Ok? Quindi finora abbiamo indicato a Login Manager come fare a caricare un utente anche se non l'abbiamo ancora fatto. Ok? Se non l'abbiamo ancora implementato. Quindi si capiscono questi due passi? Si capisce cosa abbiamo fatto ad ogni passo? Nel primo definire l'utente, nel secondo indicare al Login Manager come andare a caricare un utente all'interno della nostra applicazione, no? Da dove andare a prenderlo e boh. Ok. Quindi se volete facciamo la pausa adesso, perché diciamo, se voi riuscite a fare questa impostazione in maniera giusta, da qui in poi è molto semplice perché vengono invocate queste funzioni, quali login user, che è una funzione che è già stata sviluppata e che fa tutto in automatico, e che è già stata sviluppata e ci prendiamo da Flask Login, che ci gestisce il login dell'user. Ok? E tutto quello che è collegato al login dell'user, cioè a creare la session ID, a creare la cookie, a fare tutto praticamente. E la stessa cosa con questo login required, che non so se da queste slide riuscite a capire cosa fa. Se voi vedete questo e io vi dico, boh, secondo voi a cosa serve questo decorator login required? Che l'utente sia autenticato. Sì, che se l'utente vuole andare su questo indirizzo, sull'indirizzo profilo, deve essere autenticato, altrimenti non gli consente di andare lì, no? Non gli consente di, sì, appunto, di andare su quel root. Questo cosa sarebbe? A fare il logout, no? Se io sulla mia app vado a quell'indirizzo slash logout, allora mi fa il logout. E guardate che noi non dobbiamo fare niente, ma oltre che invocare questa funzione che gestisce il logout. Non c'è bisogno neanche di passare l'ID dell'utente. No, perché lui lo sa già, no? Pensa che quando tu fai il login required, quando si autentica l'utente, noi andiamo a creare un utente che ha l'ID
che ha il name e username, e quindi questo lo gestisce lui, se lo salva lui e lo gestisce lui in automatico, no? Quindi è informazione che viene passata una sola volta e da lì in poi è login manager a fare tutto. Ma il loader è per creare un utente? No, cioè, dato a utente, password. Quale? Load user? Il loader, esatto. No, questo load user sarebbe per dire. Non è per creare un Non è per utente. creare l'utente, ma per indicargli da dove andare a prendere un utente, no? Perché questo load user sarà un qualcosa che il login manager userà appunto per fare, per dire, l'autenticazione, che userà per fare la creazione, che userà per fare tutto, no? Ma soprattutto per fare l'autenticazione, no? Perché pensa che quel login manager in qualche modo deve essere in grado di fare l'autenticazione, no? Quindi lui dice: sì, io sono capace, ma mandami o indicami da dove prendo l'utente, o come fai tu a prendere l'utente, passami un qualcosa di tipo user, e se tu mi passi un'istanza di questo user, io riesco a fare tutto. Ok? Quindi è questo il senso del user loader. Poi, boh, sì, poi vediamo con calma questo qua, questo login user dove viene messo. Poi c'è il logout. E poi questo qua, cosa sarebbe secondo voi? È una figata perché qui io dico current user come se fosse una mia variabile e da quel current user riesco a sapere qual è l'utente che in quel momento è autenticato lì, no? Sì. Tra Jinja e sì, perché questo current user sarebbe, aspetta, noi non ce l'abbiamo. No, perché quelli current user sarebbe come importare una variabile che è stata creata all'interno di quel. No, la importiamo noi, capito? Questa current user? Sì, se abbiamo bisogno di fare qualche. Se, sì, se all'interno della nostra pagina ci interessa che boh, lui sia in grado di. Sì, di far vedere un pezzo meno a seconda dall'utente che è autenticato o non è autenticato, quindi sì, ci vuole questo. Sì, ma comunque ora vediamo con l'esempio come si fa. Ok, e poi verso la fine vi faccio vedere questa. Anche qui andremo ad importare un modulo che ci serve appunto a fare quello che mi hai detto prima, no? Non è che la password viene salvata così come la inserisce l'utente, ma bisogna fare questo generate password hash che con la password che ha inserito l'utente fa qualche trasformazione in modo che la salva sul database e sì, con qualche trasformazione. E niente, vi farò vedere tutto l'esempio. Ma niente, allora per ora fermiamoci qua e poi facciamo tutto l'altro nella seconda ora.